Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata recensirò rapidamente la stampante Laser Brother HL1112. L'ho comprata un po' di tempo fa in Amazon Warehouse, risparmiando qualcosa sul prezzo di listino. La stampante Brother mi è giunta prontamente a casa, senza spese di spedizione, funzionava correttamente e funziona perfettamente. Una stampante laser monocolore USB può funzionare con un toner Brother che è allegato alla stampante, oppure con un altro toner Brother, oppure con dei più economici toner compatibili o ricaricabili. Pregi. È hardware affidabile e solido. Se andate a sbirciare un po' sui commenti su Amazon su questa stampante, troverete sicuramente una montagna di consigli per gli acquisti che praticamente la suggeriscono caldamente come prodotto da tenere, diciamo, in casa o in ufficio small office per una stampa. È una stampante in bianco e nero, solamente monocromatica, fa il suo dovere e lo fa bene. Il colore nero delle plastiche si mimetizzano bene anche in una sala. Difetti: la mia quando stampa è un po' puzzona ed apro sempre la finestra per cambiare aria della stanza. Il meccanismo di stampa in modalità fronte retro purtroppo è solo manuale e non è automatico, ma per il resto diciamo che non ha difetti. In sintesi, io ve la consiglio caldamente se avete bisogno, diciamo, di una stampante che non vi dia problemi, che non abbia tutti i guai, le rogne degli inchiostri che tendono, diciamo, delle inkjet a seccarsi se non stampati. Poi c'è tutto il problema se la stampante, diciamo, è inkjet a testina di stampa fissa o testina di stampa mobile, tutti i problemi, diciamo, anche con la ricarica delle cartucce, compatibili o meno, che funzionano o non funzionano, che sono tutte una serie di rogne che obiettivamente vi fanno passare la voglia di usare una stampante inkjet. E per questo io vi consiglio di puntare direttamente su una stampante laser. Se, diciamo, stampate sporadicamente o comunque i vostri volumi di stampa non sono quelli, diciamo, di una copisteria, una stampante del genere può andare più che bene. Ok, abbiamo finito. Ciao, un saluto, alla prossima.